L'Unitalsi è un'associazione italiana, è Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes. È in tutta Italia, in ogni regione, divisa in sezioni e in piccole sottosezioni che corrispondono alle diocesi. Anche nella diocesi di ognuno di noi c'è una sottosezione Unitalsi e ci sono delle persone che hanno bisogno di viaggiare, che hanno bisogno di aiuto per andare nei luoghi di culto come Lourdes, come Loreto, come la Terra Santa. Noi forniamo la possibilità di andare attraverso la nostra opera di volontariato. Non è assolutamente faticoso, ci prende del tempo, prende le nostre energie, ma ci dà grandi soddisfazioni. E alla fine, quando ritorniamo a casa dopo un qualsiasi pellegrinaggio, dopo aver incontrato i nostri amici ammalati, torniamo sempre pieni di gioia e di speranza, perché la forza che riescono a darci loro non riusciamo nemmeno noi a dargliela. È uno scambio che per noi è sempre guadagnarci, perché le loro storie, i loro racconti, le loro vite ci aiutano sempre a vivere la nostra vita nel quotidiano, pensando che ci sono persone che con meno possibilità di noi riescono a vivere meglio di noi, con più serenità. Tutti quanti i ragazzi dovrebbero partecipare a prendere parte in questa associazione, a fare queste opere di volontariato. Noi adesso siamo qui a Loreto per 3 giorni, siamo tutti giovani della Toscana e siamo in più di 200. E l'aria che si respira qui è di gioia, è di unione. Lo vedete nelle persone che stanno qui intorno a me, che parlano, che ridono, che scherzano, malgrado che ci sia il brutto tempo, la pioggia e il freddo. Non ci condiziona niente, siamo forti e stiamo benissimo insieme e ognuno dovrebbe provarlo per capire quello che sto dicendo. Io ho 20 anni, l'associazione, il gruppo dei giovani parte fin dai 16 anni, 17 anni, 15 e arriva fino ai 30-35 anni. E poi ci sono le persone più grandi che, dato che è un'associazione storica che vive quest'anno i 110 anni di esistenza, ci sono persone che vivono questa associazione da 30-40 anni, che hanno tanta esperienza da darci e riescono a farlo sempre con il sorriso, con umiltà, senza mai sentirsi superiori a noi, anzi con la gioia di vederci all'interno dell'associazione e insegnarci quello che possiamo fare per i nostri amici. Che cosa provi facendo tutto questo? Beh, vedendo questi ragazzi comunque in carrozzina, uno prova delle emozioni, cioè capisce che comunque la vita non è solo quella che viviamo noi, ma ci sono persone che stanno molto peggio di noi e che comunque hanno una forza molto più grande rispetto a quella che abbiamo noi, quindi a me mi dà una gran forza quando torno a casa a ripensare a loro che ce la fanno e quindi anche noi che stiamo molto meglio di loro possiamo farcela. L'organizzazione come si chiama? Unitalsi. E da quanti anni è che fa più o meno questo pellegrinaggio, questa cosa? Non lo sai. Da un bel po', di preciso però non te lo so dire, però da parecchio tempo. Come mai avete scelto Loreto come meta? Perché comunque Loreto è la meta per i giovani che anche intraprendono magari questo cammino e anche sì, è il punto di riferimento per i giovani, quindi è un punto importante per questo cammino, se si può chiamare, che poi uno può intraprendere, quindi sì, per questo motivo qua. Cos'è che provi facendo questo? È più o meno quello che ha detto Carlotta, sì, comunque, cioè, vedi, magari uno lì per lì non ci pensa, no? anche alla fortuna che uno può avere, no? Magari dice, pensa di avere ostacoli insormontabili o roba del genere, poi vedi persone che hanno molte meno capacità, molte meno doti che uno ha ricevuto, che però riescono e comunque hanno una voglia di vivere spaventosa, uno dice, porca miseria, se delle volte mi manca a me, cioè nel senso, comunque ti dà forza, comunque ti fa capire anche quanto sei fortunato e anche quanto non è giusto se si vuole abbandonarsi, perché comunque le persone, cioè se hai tanto devi comunque riuscire a dare tanto. Ecco. Avrete altri appuntamenti, altri pellegrinaggi? Io so che dopo Loreto l'Unitalsi fa pellegrinaggio a Lourdes. E dove praticamente è tutta un'altra situazione, perché qua a Loreto ci sono molti giovani e gli ammalati sì, ma in quantità minore. Invece andando a Lourdes facciamo proprio un servizio a pieno
E secondo me la cosa più bella e che mi rende più felice è il fatto di vedere sorridere queste persone e vedere proprio che alla fine di questo cammino loro non ci vogliono lasciare, vogliono rimanere con noi. E questo mi dà tanta soddisfazione. Io consiglio di farla a tutti, è 4 anni che vado sia a Loreto che a Lourdes. È un'esperienza di impatto, perché l'impatto è fortissimo, però ti dà serenità e quando torni a casa torni con la voglia di fare tutto quello che hai da fare nella vita. Come ti chiami? Benedetta. E tu? Martina. Voi formate parte di questo gruppo di volontari? Sì, io mi sono iscritta da poco, mentre lei da più di 3 anni. Io sono 4 anni che sono iscritta e è una bella esperienza, insomma. E se i ragazzi sono interessati anche a darci una mano per comunque, a parte ingrandire questa associazione che aiuta i ragazzi ammalati, i ragazzi che comunque hanno problemi, e con un aiuto in più ci si può, diciamo, si può fare molte cose. Cioè che alcuni ragazzi da soli non ce la possono fare. Che cosa diresti ad altri ragazzi come voi, giovani, per vivere questa esperienza? Beh, innanzitutto che è un'esperienza bellissima, perché trovarsi con queste persone, comunque se hanno dei problemi però affrontano la vita come se non ce li avessero, è una cosa bellissima, veramente non si può esprimere a parole. E quindi se ci sono persone che vogliono partecipare, sono ben accette, anche perché dà una gioia veramente immensa. Mi chiamo Samuele, sono dell'Unità Alzi, della sottosezione di Arezzo. Siamo venuti qui a Loreto in pellegrinaggio fino a domani pomeriggio. Siamo della sezione toscana e niente, io studio e ormai è tanti anni che vengo qua a Loreto. Avevo 13 anni quando ho cominciato, ho giusto saltato una volta, ma insomma... è ormai questa casa mia, conosco tutti. Conosco tutti, sono i miei amici, vengo qui anche per staccare dalla routine, ecco, da quello che si fa tutti i giorni, dalla banalità, ecco, aiutare perché quando ti regalano un sorriso fa piacere, ecco. Io sono Jessica, ho 20 anni, anch'io sono diversi anni che vengo a Loreto insieme ad altri ragazzi giovani. Noi veniamo qui, noi di Arezzo siamo un gruppo molto numeroso, siamo in 25 e diciamo coinvolgere 25 ragazzi che vanno dai 16 anni ai 18 non è facile, però diciamo noi con l'entusiasmo, con l'amore per i nostri ragazzi che portiamo qui, diciamo ce l'abbiamo fatta e loro ci vengono anche molto volentieri. Noi siamo qui 3 giorni come tutti gli anni. Condividiamo insieme questa esperienza, ci ritroviamo anche con le altre sottosezioni della Toscana, magari anche un punto di ritrovo ogni anno qui. E comunque ci divertiamo, non siamo qui per pregare, ma anche divertirsi tutti insieme. Portiamo i nostri ragazzi e diciamo di questo siamo molto fieri, perché vengono molto volentieri con noi. E quindi cioè, noi non veniamo qua per star con loro, per dargli altre cose che magari a casa non hanno. Ecco, tutto qui. Mi chiamo Manuel, ho 17 anni, è la mia prima volta con l'Unità Alzi. Penso che l'Unità Alzi sia un'organizzazione che ti dà la possibilità di conoscere nuove persone o comunque di ampliare il tuo bagaglio culturale, ma anche fare nuove amicizie. Ad esempio qui con questi ragazzi abbiamo conosciuto gente di Chiusi, oppure Firenze, Pisa. Ad ogni modo Loreto, perché Loreto è questo luogo santo, comunque la casa della Madonna. Quale luogo migliore cominciare questo viaggio, magari? Come ti chiami? Dani, di come ti chiami? Tolti Daniele. Tolti. Dove abiti? No. A Cattello Sivoltino, in Turisa CDF. Ah. E con chi sei? Con che sottosezione? Con l'Unità TCF. Ah, di Firenze, ok. E ti piace stare qui? Sì, tanto. Perché? Vedo tutti con i miei amici e lo ritrovo bene. Sono bravi? Sono bravi loro?
Sì, volo tutti i bianchi, tutti i bianchi.